l'arca dell'alleanza. E allora, cari bambini, oggi c'è tanta gente che fa molto peggio di Ozia, perché Ozia cercava di fare un bene, di salvare l'arca. Oggi c'è molta gente che ha la pretensione, che ha la superbia di toccare il Santissimo Sacramento, di mettere la mano nel tabernacolo, non essendo sacerdote, non avendo le mani consacrate. E addirittura ci sono delle persone così piene di superbia che hanno l'osadia, che hanno la pretensione, la pretesa di prendere addirittura Dio stesso la comunione in mano. Quindi queste persone fanno molto male quando ricevono la comunione in mano, perché profanano il Santissimo Sacramento che solo i sacerdoti possono toccare. Ah, ma noi siamo ministri, ma ministri di che cosa? Siamo ministri straordinari, ma io conosco solo il ministro della cultura, il ministro dell'interno e basta. E quindi io vi chiedo e vi raccomando molto, cari bambini, voi fate sempre la comunione come la Chiesa sempre ci ha insegnato a fare, cioè in ginocchio. E ricevete la comunione in bocca, come fanno i bambini. I bambini quando sono piccoli cosa fa? La mamma, è la mamma che dà da mangiare, è la mamma che imbocca le cose da mangiare, che mette in bocca, e questo è un segno di umiltà, un segno tanto gradito a Gesù. Quindi non fate mai la comunione in mano, non prendete questa cattivissima abitudine di profanare il corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Ah, qualcuno può dire, o zia, perché ha toccato l'arca e è morto sul colpo, e c'è tanta gente che riceve la comunione in mano e non muore. Però nostro Signore prima o poi castiga questa mancanza di rispetto, questa profanazione del suo corpo. E allora noi prendiamo atto di questa profanazione di Ozia e cerchiamo di evitare queste profanazioni. Nostro Signore non può benedire una persona che riceve la comunione sulla mano. Ah, però mi impongono. Ah, vado da un'altra parte. Nessuno ha il diritto di imporre la comunione in mano. Anzi, ogni cattolico, per il diritto della Santa Madre Chiesa, la facoltà, non è facoltà, ha il diritto di ricevere Gesù Cristo in ginocchio e sulla lingua. Allora, per oggi bastano queste due considerazioni e noi ci vediamo mercoledì prossimo alle ore 18 sulle onde della Radio Roma Libera. Sia lodato Gesù Cristo. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radioromalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più, visita il sito www.radioromalibera.org.